Allora, io non so niente della vostra scuola. Come si chiama la vostra scuola? La scuola si chiama Ananda Marga Yoga. Noi facciamo yoga e meditazione. È una scuola che è nata in India in 1955. È una scuola che si trova in tutto il mondo. Noi facciamo meditazione per lo sviluppo interiore. E per il corpo facciamo posizione, seguiamo una certa dieta che sarà la dieta vegetariana. Cerchiamo di seguire certi principi nella vita, come di non violenza, di non fare male agli altri. Come una pratica della meditazione useremo una mantra, una parola che si canta dentro la mente, che ha un certo significato. Poi a livello sociale siamo molto impegnati in diversi progetti di servizio in tutto il mondo, per i bambini, clinica medica, diversi progetti. Ma siete diversi insegnanti in questa scuola? In Italia ora, come me, siamo in 4-5 che gira in tutta l'Italia. Poi in tutto il mondo siamo 1300 insegnanti. Poi abbiamo anche le persone in sede, per esempio in Roma abbiamo diversi istruttori che insegnano le posizioni e segue le pratiche. Le sedi a Roma quante sono? Dove si trovano? A Roma o in regione di Roma abbiamo tre centri, abbiamo uno anche alla Dispoli, sì. Uno qua proprio vicino piazza Piazzere di Roma. Piazzere di Roma. E anche in Nomentana, vicino Nomentana, Fontanova. Volevo chiedere, la meditazione, il rapporto tra meditazione e alimentazione vegana o vegetariana? Sì, diciamo che le cose che noi mettiamo nel nostro corpo influenzano i nostri pensieri e anche il nostro comportamento. Per esempio la mucca è molto tranquillo, invece la tigre è più aggressivo. Così se mangiamo carne abbiamo anche l'effetto sulla nostra mente, sul nostro comportamento, più aggressione. Invece con la dieta vegetariana fa meglio per la mente di essere più calma e più tranquilla, e queste sono cose importanti per la meditazione. Hai detto vegetariana, però noi siamo vegani e sappiamo che anche il maltrattamento c'è per produrre uova, latte, latticini, quindi ci asteniamo anche da questi prodotti derivati per questioni etiche. Poi c'è tutto il discorso della salutistica. Sì. Voi come mai siete vegetariani e non vegani? La scuola nasce dall'India, dove la mucca è forse trattata in un modo molto diverso dall'Occidente, dove la mucca viene proprio visto anche se non è nostro credo, ma anche una cosa divina. Ma penso più che il trattamento delle mucche è meglio forse in India. Ma l'importanza della pratica, il collegamento tra latte e le pratiche dello yoga, è che in latte c'è molto prana. Prana si può dire la forza vitale, perché la mucca mangia tutto il giorno le erbe che producono prana, che noi durante la meditazione useremo questa prana, trasformiamo in si può dire. È interessante, ma noi mangiando molta vegetazione da noi stessi dovremmo acquisire questo prana da soli? Sì, sicuramente mangiando le verdure, le frutta si prende, ma tradizionalmente in lo yoga i yogi hanno sempre usato anche latte. Ma sicuramente le cose etiche sono accordissimo. No, mi piacerebbe sapere se c'è un'evoluzione in questo senso nelle pratiche dello yoga, perché parlando con gli specialisti dell'alimentazione alla luce delle nuove scoperte, ormai è chiaro che il nostro organismo, non producendo l'enzima che serve alla digestione corretta del latte, soprattutto del latte che non viene da un essere umano ma da una mucca, provoca acidità e quindi perdita di calcio nel nostro organismo. Voi cosa ne pensate?
No, io penso che comunque il corpo sta cambiando molto, forse in futuro mangiamo solo le pastiglie e siamo soddisfatti. Sì, il corpo è in trasformazione, se è possibile di fare meno danno all'ambiente, al nostro pianeta, sicuramente è meglio. Sì. Scusa, forse non abbiamo detto il tuo nome, se lo puoi ripetere? Mio nome è Dada, che significa fratello, e il secondo parte è più lungo, Deva Bratananda. Significa qualcuno che ha preso un giuramento di raggiungere l'infinità. Dove hai ricevuto i tuoi insegnamenti? Io ho fatto un certo periodo in India e un certo periodo nel nostro training center in Svezia. Sei svedese? No, sono sudafricano da origine. Ma hai un accento anglosassone? Forse io ho già perso il mio accento perché io da 20 anni sono fuori Sudafrica. Vogliamo ripetere, non so, un sito web, qualcosa per dare la possibilità di avere più informazioni? Sì, abbiamo un sito www.anandamargaitalia.it. D'accordo, beh, ringraziamo Dada. E ci rivedremo su Veggie Channel la prossima volta. Grazie.